Salve a tutti ragazzi, Antonio Cianci, Ira Catafilm. Vedo che nessuno su YouTube ne ha parlato, allora mi ci metto io con l'imminente uscita di Jason Bourne fra 2 mesi nelle nostre sale. Sono sempre stato un grandissimo fan della trilogia cinematografica di Jason Bourne. Questo è stato il mio primo cofanetto acquistato in Blu-ray con tutti i 3 film. Il quarto non lo conto, per me è inesistente. Una trilogia questa con protagonista Matt Damon nei panni di David Webb prima e Jason Bourne poi, da soldato a super soldato, dopo che ha partecipato ad un corso di addestramento speciale chiamato Operazione Dreadstone, un nome in codice che indica anche una squadra di sicari professionisti che opera per conto della multinazionale dello spionaggio, una sottodivisione dell'FBI. Con queste premesse, i due registi, Doug Liman del primo Bourne e Paul Greengrass di Supremacy e Ultimatum ci hanno viziati, diciamolo chiaramente, ci hanno viziati con uno stile di regia frenetico che entra nel vivo dell'azione, un'azione che ti toglie letteralmente il fiato. L'aspetto fondamentale che caratterizza l'intera serie, togliendo il quarto film, è il modo in cui viene introdotto in questa scia di sequenze estremamente adrenaliniche, ma non per puro caso, perché la sceneggiatura tiene a bada persino l'intreccio e lo svolgimento degli eventi, una rete di cospirazione e doppi giochi, ma pian piano devi ricostruire i pezzi del puzzle perché Jason Bourne ha perso la memoria. E lo spettatore quindi diventa la sua ombra, segue i suoi passi, il modo in cui ragiona, il modo in cui si libera di certi asset, sicari suoi colleghi. Non distogli mai lo sguardo da Matt Damon, se non in rari casi, per tutto il corso dei 3 capitoli. Sempre in fuga, sempre sull'orlo di un precipizio, sempre in cerca di risposte. E siamo giunti ufficialmente al quarto capitolo, con di nuovo al timone in cabina di regia Paul Greengrass, Matt Damon ovviamente protagonista, e ci sono delle interessanti new entry che abbiamo scoperto nei trailer rilasciati dalla Universal in questi mesi. Piccola parentesi per quanto riguarda Julia Stiles, non me la ricordavo, di nuovo nei panni di Nikki Parsons. Ai tempi del primo capitolo era una giovane recluta che aveva il compito di occuparsi della logistica delle operazioni affidate alla spia Jason Bourne. Poi, nei successivi 2 capitoli, è diventata la sua compagna d'avventura e qui la ritrovo in forma smagliante, devo dire. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones dovrebbe rivestire i panni della nuova Pamela Landi, insomma. Nella trilogia interpretata da Joan Allen, questa ispettrice che sbucava fuori direttamente dal quartier generale della CIA in Langley, Virginia, per seguire gli spostamenti di Bourne. E quindi Tommy Lee Jones dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo. Incrocio le dita per Vincent Cassel, lo vedo bello carico nel ruolo del killer assoldato per uccidere il nostro sventurato eroe, per poi arrivare ad Alicia Vikander. Una grossa incognita, dovrebbe essere la coprotagonista, ma non sono stati trapelati nuovi dettagli a riguardo. Gli elementi distintivi nella serie ci sono tutti, come abbiamo visto nei trailer: il ritmo ben impostato, la shaky cam che, come lo utilizza Paul Greengrass, nessuno mai, poi nessuna aggiunta di effetti in CGI, quindi avremo a che fare con esplosioni, macchine capovolte, stunt pazzeschi, e si preannuncia un intrigo internazionale su scala mondiale con moltissimi cambi di location. Qui Antonio Cianci, Raccatafilm ha finito. Fatemi sapere se adorate alla follia questa trilogia d'azione esplosiva che fra poco diventerà quadrilogia, quindi in quanti attendete il nuovo film di Jason Bourne, scrivetemi qui sotto nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!